Viale Marconi e il trasporto pubblico locale viaggiano su strade parallele, verrebbe da dire, ma qui arriva il rosso degli autisti che dopo il secondo incontro delle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e FAISA-CISAL con l'assessore Luigi Alboré Mascia presentano comunque un report dettagliato su ciò che non va. Le rotatorie sono poco funzionali, ma anche gli impianti semaforici vanno completamente ripensati. Troviamo spesso a rischiare incidenti. Anzi, più che spesso, quasi costantemente. I semafori sono posti in posizione arretrata rispetto alla linea d'arresto della rotatoria, quindi le macchine che si trovano ad attendere l'ingresso in rotatoria non vedono se il semaforo è diventato rosso. Di conseguenza, quando passiamo noi, passano anche le macchine. Pericolosissimo, anche perché un autobus è un mezzo ingombrante, grosso, e fa danni nel momento in cui tocca una macchina e fa danni molto gravi nel momento in cui tocca un motociclo. Marconi presenta un'altra grossa lacuna che sono le banchine di fermata della corsia preferenziale nord. Queste banchine, come avrete avuto modo di vedere, sono molto strette, talmente strette che non ci consentono proprio praticamente di incarrozzare utenti in sedia a rotelle. Noi abbiamo delle difficoltà incredibili in questo, perché dovremmo virtualmente fermarci al centimetro per aprire la rampa, non c'è spazio per l'accompagnatore che spinge la carrozzina, quindi è davvero un problema grave. Oltre a questo, negli orari di uscita di scuola, queste banchine sono talmente affollate che ci ritroviamo gli studenti ad attendere l'autobus in mezzo alla corsia preferenziale. Potete immaginare con che conseguenze di rischi. L'amministrazione cosa risponde? La risposta dell'amministrazione è stata sicuramente una risposta di attenzione a questi problemi, ma ha fatto un po' spallucce della serie: ci vogliono i soldi per sistemare questa situazione. Quindi si sono presi un paio di mesi di tempo, 2 mesi e mezzo, per riflettere e darci risposte. Noi ovviamente non possiamo stare a guardare nel momento in cui mettiamo a rischio la nostra incolumità ogni giorno andando a lavorare, anche degli automobilisti che si trovano a condividere strade con noi, per cui chiederemo a breve un incontro in azienda per cercare delle soluzioni tampone. Non nego che probabilmente chiederemo anche di deviare gli autobus che passano attualmente su Viale Marconi.